Buongiorno, benvenuti alla Zuppa, sono in aeroporto, speriamo che si senta bene, però il 28 luglio merita di raccontarsi per due o tre temi fondamentali. Intanto ovviamente c'è tutto quello che riguarda il carabiniere ucciso, Mario Rega, ormai sapete tutto quanto, avete letto tutto quanto sui siti, ma i temi di oggi sono doppi. Il primo forse lo prende meglio di tutti gli altri soltanto il Messaggero, quando dice che gli americani non avranno sconti di pena perché ieri è circolata con i soliti social la questione del CERMIS e tutte le vicende che riguardano insomma l'inattaccabilità dei cittadini americani quando vengono e commettono reati in Italia. In quel caso si trattava di militari, era gravissimo, ma non è associabile a quello di oggi. Però ci sono un po' di media americani che ieri dicevano sarà una manda Knox, un'altra manda Knox, evocando cioè quell'errore giudiziario sostenuto dagli americani, ma comunque certamente un casino giudiziario bestiale che fu fatto per l'omicidio di Meredith. Repubblica titola Un morto, troppe ombre, ma è inutile che ci giriamo intorno. Nel paese in cui è stata intitolata una sala della Camera dei Deputati da parte di Rifondazione Comunista a Giuliani, vi ricordate quello che aveva l'estintore e attaccava i carabinieri che si difesero, un carabiniere si difese sparando e da quel momento in poi finì la sua vita sostanzialmente, la sua vita diciamo giudiziaria. Ecco, nel paese di Giuliani la foto che è comparsa ieri, cioè uno dei due giovani ragazzi accusati di omicidio, uno è reo confesso, l'altro invece sarebbe semplicemente più o meno complice, insomma bendato e con le mani dietro alla, come si può dire, dietro alla schiena, beh, insomma quella foto lì farà passare dei guai veri ai carabinieri che hanno adottato questa tecnica. Ovviamente, cosa posso dire, in un paese civile una cosa di questo tipo non si può fare. In un paese civile, però, un carabiniere quando viene aggredito spara, soprattutto se poi rischia la vita, come nel caso del carabiniere che l'ha persa nei giorni scorsi. Purtroppo in questo paese un carabiniere, un poliziotto che si permettesse di sparare, beh, insomma, andrebbe a finire probabilmente lui in galera o nella migliore delle ipotesi vedrebbe il suo stipendio decurtato per gli avvocati che deve pagare a vita per difendersi dall'attaccato che gli avrebbe fatto causa per eccesso, non so, di legittima difesa, se si può dire. Ma la vera notizia riguardo al carabiniere forse la coglie molto bene la verità oggi di Belpietro, perché una professoressa di 51 anni di storia dell'arte, mi sembra di Novara, dice in un suo post su Facebook, dice uno di meno, e tra l'altro non aveva neanche molto l'aria intelligente, dice questa professoressa. Poi dopo questa cosa qua viene cancellata dalla professoressa, però giustamente si chiede la verità, ma una professoressa che insegna in un liceo, mi sembra un liceo, storia dell'arte o alle medie, può dire uno di meno quando muore chiunque, ma soprattutto quando muore un carabiniere? Cioè, poi dopo si dovrà Bussetti, il ministro della giustizia, dell'istruzione, dovrà fare tutte le sue verifiche, ma una professoressa che dice una cosa di questo tipo, per quanto mi riguarda, via! Non insegna più neanche nella scuola parrocchiale, che anzi è meglio di quella scuola pubblica evidentemente dove insegnava, nella scuola, non so, steineriana della minchia della provincia, non so, neanche la voglio dire la provincia per non insultarla. Cioè, una che dice uno di meno a un carabiniere, cioè si licenzia immediatamente. Se non è giusta causa di licenziamento questo, dovete dirmi voi quale è. Secondo tema della giornata riguarda la TAV. C'è stata una grande manifestazione no TAV là dove ci sono i cantieri. Oggi il Sole 24 Ore ci ricorda che i cantieri valgono già avviati, appalti per 3,8 miliardi, 46 denunciati, le solite bombe carta, le solite, e qualcuno di loro dice 500 poliziotti chiamati qua a difendere i cantieri. Si tratta di una provocazione. L'unica cosa che vale la pena raccontare su questa roba qui indecorosa, indecorosa, cioè la gente che col cappuccio e con le cesoie va a oltrepassare la zona rossa, è una sola, e cioè il titolo del Fatto Quotidiano. Non ve lo leggo perché è emblematico di come la pensano loro. Incidenti contenuti, il fatto, due punti, qualche tafferuglio, ma nessun ferito. Questo sarebbe il giornale della legalità, no? Che godono che c'è qualche tafferuglio, nessun ferito, incidenti contenuti. Che volevano? Il morto? Pensavano che c'era il morto? Se c'è scritto che non si può passare la zona rossa, è come una legge, è una norma, non si viola. Se si dice che non si lanciano le bombe carta in un paese civile, non si lanciano, non si chiamano incidenti contenuti. A quelli del foglio che fanno i fenomeni, la legalità, onestà, 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 però per quanto si riguarda la loro TAV, invece l'onestà non vale più, perché quella roba lì invece si può disubbedire. Per caso,
Carola erano con me, dicendo ha sbagliato, mentre per i Notav invece loro non hanno sbagliato, due pesi e due misure, sbagliano quelli di Carola, sbagliano anche quelli di Notav, e io dico purtroppo che sbagliano anche i carabinieri quando si fanno pizzicare a mettere la benda a un indagato in attesa di processo, non si fa la benda, cioè è ovvio, quello che semplicemente lamento è che quel carabiniere la pagherà cara, molto più cara spesso di quanto pagano invece i reali criminali. Sulla TAV invece Di Maio fa il fenomeno perché si vuole tenere un po' la sua base e dice che che faranno una mozione contro la TAV in Parlamento, mentre Di Battista, il vero fenomeno, si tira fuori le zampette dicendo che lui sarà il leader di quelli della Notav, insomma di lotta e non di governo, tant'è che lui stesso ha detto quanto rosico a non aver fatto il ministro di questo governo. Bibbiano, oggi vi segnalo, la procura è sul Messaggero di Reggio Emilia, che aveva chiesto al Tribunale dei Minori di Bologna di rivedere alcuni affidamenti, il Tribunale dei Minori di Bologna se n'è fottuto e sono, guarda caso, proprio quegli affidamenti che sono stati oggi sotto l'inchiesta di Angeli e Demoni. Questo per dire che non bastano gli assistenti sociali, non bastano i sindaci, non bastano, c'è un sistema, diciamo, ideologico per il quale i bambini si possono strappare a delle famiglie di cui si ha qualche dubbio. Questo sistema ideologico, per la verità, oggi è raccontato da Galli della Loggia con un termine da lui coniato, ma insomma abbastanza facilmente intuibile, che si chiama psicologizzazione della vita, cioè tutto quanto c'ha un retroscena, un'interpretazione dei fatti, una roba diciamo psicologica. Secondo me non è sufficiente a raccontare Bibbiano, perché io penso che lì ci sia proprio una ideologizzazione della vita, cioè la famiglia tradizionale fa schifo e quindi grazie alla psicologizzazione di Galli della Loggia si possono distruggere famiglie tradizionali che non vengono considerate in grado, secondo chissà chi, di educare bene i bambini. Il reddito di cittadinanza, secondo il Messaggero, ma secondo il buonsenso, ovviamente nei posti dove c'è il maggior lavoro nero, cioè il sud, in particolare Calabria, Sicilia e Campania, che sono, secondo un'indagine oggi del Sole 24 Ore che vi segnalo, anche i posti in cui c'è più alta l'evasione dell'IMU e dell'ISI. Pensate un po' voi, la TASI e l'IMU sono evase in Italia al 29%, cioè evase. Si stima che ci sia un gettito di 5 miliardi inferiore alle case censite in Italia. Insomma, si tratta di una botta di soldi. Inchiesta dei giornali sulle ONG, su quello che noi ormai tutti quanti sappiamo e immaginiamo, ma soltanto qualche fighetto ancora fa finta di non capire, e cioè che le ONG di fatto sono abbastanza d'accordo con i trafficanti di uomini. Vi saluto, sono aperto il volo per Hong Kong, dove arriverò quest'oggi e speriamo che non ci siano troppi casini all'aeroporto, come avete letto oggi sui giornali, e gli studenti non solo lottano non tanto per la democrazia, ma per stare lontani il più possibile dall'odiata per loro Cina. Ciao!